programma è offerto da Rino Custom, passione e autenticità. www.rinocustom.it. Ciao a tutti amici di GoTV, in questa caldissima giornata ci troviamo a Belizzi, in provincia di Salerno, e siamo davanti alla mitica sede della Rino Custom. E oggi vi parleremo di customizzazioni di camion, e lo faremo al meglio perché adesso andremo dal boss dei camion, che è proprio qua. Venite con me. Buongiorno, buongiorno. Stiamo cercando Rino, il boss dei camion. In fondo nell'ufficio, venite amici di GoTV, vediamo se c'è. Allora, dovrebbe essere in questa stanza Rino, il boss dei camion. Ed eccolo qui! Ciao Rino! Come stai? Tutto bene, molto bene. Allora, passavamo dalla campagna e abbiamo detto dobbiamo andare a trovare il boss dei camion. E finalmente siamo nella tua factory. Qui vengono prodotti dei camion mostruosi. Sì, sono contento che siete venuti a trovarci, quindi ci fa molto piacere. Sì, è vero, nella nostra azienda si realizzano dei camion belli, dai, molto belli. Quindi... Allora, oggi ti romperemo le scatole fino a stasera, perché abbiamo visto che ci sono dei bellissimi camion e vorrei che tu, per i nostri telespettatori di GoTV, ci illustrassi ogni singolo mezzo, perché sappiamo che i nostri telespettatori, insomma, è un po' che non ti vedono in video e vogliono vedere le nuove customizzazioni e le nuove novità anche della Rino Custom. Assolutamente, vi mostrerò i veicoli in lavorazioni, alcune lavorazioni che andiamo a fare nella giornata di oggi e soprattutto dei veicoli che abbiamo da consegnare. Bene, allora amici, rimanete sulle nostre frequenze perché una super puntata sta per partire. Io ho già visto qualche camion, mi sono già innamorato, quindi rimanete con noi che si parte. Andiamo a presentarvi un altro camion, amici di GoTV. Siamo naturalmente col boss dei camion Rino e Salvatore, un cliente appunto che ha portato il suo bel Iveco qui alla Rino Custom. Allora, innanzitutto benvenuto. Grazie, grazie mille. Allora, cosa abbiamo fatto di bello e vogliamo chiederti poi se sei soddisfatto della lavorazione della Rino Custom. Allora, soddisfatto è poco, perché Rino di meglio non ce n'è. È il numero uno in assoluto, nonostante potete confermarlo pure voi con la trasmissione vostra, il boss dei camion, quindi lui è il boss. E molto ha fatto anche lui di spontanea volontà. Ecco, tu sei il Magnifico, no? Beh sì, il nome che ho dato a questo mezzo è il Magnifico. Oggi lo sei ancora di più sulle strade di tutta Italia, perché insomma avere un allestimento così ti fa riconoscere in maniera magnifica. Beh sì, in realtà però io con questo mezzo non ci lavoro. È un camion che ho solo da esposizioni, faccio fiere, raduni, per una eredità di mio padre che era camionista. Io non faccio proprio questo lavoro, non lo faccio proprio. Quindi. Ah, quindi sei venuto a conoscenza della Rino Custom e hai voluto dare un tocco, un restyling, diciamo, al camion di papà. Sì, perché lui l'ho conosciuto tramite internet. Avevo avuto la voglia di comprare un mezzo del genere. L'ho comprato, l'ho trovato e poi ho fatto tutta la lavorazione qui. Beh, che dire, quindi soddisfatto il nostro Salvatore? 100%. 100%. Rino, allora mandiamo via oggi un altro cliente soddisfatto qui dalla Rino Custom. Sì, grazie a Salvatore che ha creduto in noi, è un veicolo storico, quindi è sempre un piacere lavorare su questo tipo di veicoli. Infatti abbiamo lavorato sulla parte esterna, luci, acciai, abbiamo fatto qualcosa sulla grafica, sugli acciai fiorettati, quindi abbiamo richiamato lo stile che degli anni 90 con gli acciai, con questa lavorazione particolare, con questi cerchi incisi sulla parte superiore.
e abbiamo fatto l'impianto luci con tutti i LED, il terminale di scarico, l'acciaio sulle carene e anche la parte posteriore con gli spoiler, sempre tutto rigorosamente in acciaio fiorettato. Quindi abbiamo dato al veicolo degli anni 90 un allestimento degli anni 90, quindi l'allestimento come veniva realizzato in quegli anni. Ci siamo tenuti sulla linea dell'originalità. Allora, una bellissima lavorazione, Rino, però adesso la vogliamo vedere dall'interno. Magari chiamiamo Salvatore e ce la facciamo illustrare? Va bene. Okay. Salvatore vi mostrerà l'interno del veicolo. Perfetto. Salvatore, portaci a fare un giro. Allora, come potete vedere, la cabina è stata rivestita tutta in capitonè con Swarovski e abbiamo scelto di mantenerci su trama un po' chiara, insomma, bicolore, questo marroncino con questo panna crema a contrasto. Abbiamo riverniciato alcune parti in plastica, come potete vedere sulla console centrale. Abbiamo realizzato il cielo stellato con LED blu. Oltre questo abbiamo anche dietro la cabina, nel retro branda qui, un logo vuoto illuminato. Allora, questo qui, il cruscotto è stato rivestito tutto in capitonè con Swarovski. Abbiamo deciso di fare questa trama bombata così, è una linea un po' delicata, elegante, come abbiamo deciso di dare questo aspetto qui a questo mezzo, anche perché, come dicevo prima, non viene utilizzato per lavorare, quindi riusciamo a tenerlo sempre e a conservarlo in condizioni perfette. Ok Salvatore, ti regalo la maglia Rino Custom dell'European Truck Festival, quindi gialla abbinata al colore del camion. Ti ringrazio e buon viaggio. Grazie. E ci vediamo presto. Alla prossima, grazie. Ciao. Ciao. Adesso ragazzi dobbiamo installare le grafiche adesive al 190-48 di Rocco, un veicolo molto particolare perché ha più di 1200 cavalli, quindi vi faccio sentire il rombo di questo mezzo molto potente. Rino, sentite che casino ragazzi, questo è un missile, non è un camion, lo intervistiamo subito, eccoci qua, Rino, allora vieni pure giù. Che mezzo fantastico, spegniamolo pure. Ma è una Ferrari o un Iveco? È una Ferrari. È la Ferrari dei camion, ragazzi. Allora, siamo davanti a quest'altra bellissima opera d'arte prodotta dalla Rino Custom. Rino, a te la parola, spiegaci tutto quello che avete fatto. Vi dico solo una cosa, una piccola anticipazione: 1200 cavalli, ragazzi, di pura adrenalina. Beh, abbiamo lavorato sulle parti in acciaio, quindi abbiamo dato un tocco con l'acciaio, abbiamo aggiunto i loghi aziendali degli acciai, così come abbiamo lavorato sulle barre nella parte superiore e nella parte inferiore. Ma oggi il veicolo è qua perché vogliamo dare le grafiche, ridare le vecchie grafiche a questo veicolo, quindi verranno installate le grafiche come si facevano negli anni 90, quindi la differenza è che adattiamo lo stile degli anni 90 con i materiali che si utilizzano oggi, quindi non una pellicola colorata come si faceva al tempo, ma una pellicola cromata. Beh, un tocco di italianità a questo veicolo l'abbiamo data aggiungendo questa bellissima scritta illuminata con i colori dell'Italia, che poi vengono richiamati dai LED sotto e da altre parti illuminate che sono presenti sul veicolo. Quindi veicolo italiano, colori italiani, bandiera italiana. Allora Rino, questo bellissimo camion che ci hai appena spiegato non è finito, perché è arrivato un bell'ordine da fare. Ce lo vuoi spiegare? Visto che siamo qui oggi con le nostre telecamere, magari guardiamo anche la realizzazione. Andiamo a vedere cosa c'è da fare? Sì, andiamo a vedere, andiamo da Deborah che ha lei l'ordine e facciamo un po' il punto della situazione su cosa realizzare su questo veicolo. Deborah, ci dai l'ordine di Rocco?
Allora, ci sono solo le grafiche adesive, quindi adesso andiamo da Vincenzo e gli portiamo la commessa, ok? Al lavoro! Ci spostiamo ai piani alti della Rino Custom e ora portiamo l'ordine a Vincenzo. Vincenzo è uno degli storici collaboratori di Rino. Sì, Vincenzo si occupa di progettazione grafica e della stampa delle grafiche, quindi adesso andremo all'interno della sua postazione, dove ci sono tutte le macchine per la stampa e il taglio delle pellicole. Praticamente ci saranno lui e il suo collaboratore. Ok, qua siamo nell'ufficio di Vincenzo, dove stampiamo con la nostra macchina HP per la stampa digitale, tagliamo e questa è la calandra dove andiamo a calandrare i pezzi, quindi tutte le realizzazioni e le produzioni delle pellicole vengono fatte all'interno della nostra azienda con Vincenzo e Salvatore, quindi in due fanno tutto il lavoro che va fatto per abbellire la parte del veicolo. In più Vincenzo si occupa anche della progettazione di tutti i nuovi veicoli che andiamo a progettare. Allora, adesso faccio il boss dei camion. Vincenzo, abbiamo un ordine, dobbiamo lavorare, guardiamo cosa c'è da fare. Allora, devo fare una grafica per il Iveco 190-48 di Rocco Trasporti, in questo caso. Che dobbiamo scrivere? No, dobbiamo realizzare semplicemente le grafiche originali del Turbo Star. Ah, ok. E andiamo a fare anche velocemente. È un lavoro che riusciamo a fare? Alla Rino Custom si riesce a fare? Lo facciamo velocemente, giusto un'oretta e siamo pronti. Ok, allora Rino, noi aspettiamo perché vogliamo vedere, insomma, che è autentico Rino Custom. Vogliamo vedere insieme al nostro Davide, vi riprenderemo durante tutta la fase di questa lavorazione. E che dire, tra poco vedremo un camion assolutamente autografato dalla Rino Custom. Però volevo vedere prima la pellicola che hanno scelto per il veicolo di Rocco, praticamente. Ah, ok, quindi questa è una pellicola speciale, molto costosa, che dà l'effetto cromato, quindi è mai realizzata con degli allumini ed è il nostro fornitore, la Exis, ed ha un effetto cromato che rimane inalterato nel tempo. Rino Custom di Ventura a Rino Aceto si occupa della customizzazione a 360 gradi dei veicoli industriali ed è in grado di realizzare per ogni cliente un veicolo unico e personalizzato, offrendo una vasta gamma di servizi: taglio laser, wrapping, cubicatura, verniciatura PPG, oscuramento vetri, tappezzeria interna ed impianti audio LED. Rino Custom, passione e autenticità. Firmata il boss dei camion. Sito web ufficiale www.rinocustom.it. Ragazzi, adesso vi voglio mostrare il nostro nuovo reparto, che a giorni diventerà effettivo a tutti gli effetti, quindi il reparto della tappezzeria. Quindi il nostro ciclo produttivo si completa e adesso siamo autonomi al 100%. Anche per gli interni. Realizziamo anche gli interni. Adesso vi mostro la nostra tappezzeria, seguitemi. Allora, questo è il nostro nuovo reparto, che è quello dedicato alla tappezzeria, dove possiamo realizzare gli interni dei veicoli, quindi lavorare le parti in pelle. È l'ultimo reparto che mancava all'azienda, abbiamo completato la filiera, quindi la filiera è 100% Rino Custom e riusciamo a preservare il nostro stile e la nostra originalità, quindi ogni veicolo da oggi sarà totalmente customizzato dalla Rino Custom e manterrà il nostro stile. Abbiamo acquistato queste due macchine per cucire, quindi siamo al 100% autonomi e abbiamo la possibilità di realizzare tutti i lavori che vengono
effettuati all'interno del veicolo, vera pelle, finta pelle, quindi utilizzeremo tessuti di altissima qualità. Ecco, quindi alla Rino Custom non solo estetica esterna, ma da oggi potete veramente mettere mano anche all'abitacolo, ossia dove il camionista vive la maggior parte della sua vita. Assolutamente sì, quindi già realizziamo le verniciature delle parti interne e mancava la parte della pelle. Il camionista ad oggi avrà il suo veicolo interamente personalizzato da noi, interamente personalizzato all'esterno e all'interno. Ecco Rino, per scegliere come voler fare il proprio interno, date un consiglio voi, seguite le logiche del cliente. Allora, il cliente da noi può scegliere il suo allestimento con tantissime proposte, tantissime soluzioni che siamo noi a proporgli. C'è anche il cliente che ha le idee chiare, quindi che ti dice come vuole il camion, ma la maggior parte si affidano a noi proprio per il nostro stile e per la nostra originalità. Vi faccio un esempio nella parte interna: noi abbiamo tantissime proposte in vera pelle, quindi questi sono prodotti in vera pelle. Una vastissima scelta, come potete vedere questa è vera pelle, ragazzi. Sì, questa è vera pelle. È veramente bello, un bel prodotto, qualità. Per passare alle ecopelli che sono queste, quindi dai colori più sgargianti, dalle finiture più sgargianti, alle moquette. Quindi noi diamo, in base al progetto, facciamo noi un abbinamento che poi il cliente va a scegliere e va ad autorizzarci nel procedere alle lavorazioni delle pelli che andiamo ad associare alle verniciature interne, quindi verniciature, pelli e soprattutto le nuovissime parti in LED illuminate che iniziamo a mettere all'interno della cabina. Un'altra novità della Rino Custom, quindi, che realizziamo da qualche mese, sono gli impianti audio che sono impianti di qualità, impianti dove utilizziamo soprattutto prodotti della Hertz, che vengono realizzati all'interno, realizzati ed assemblati all'interno delle nostre officine. Adesso vi porto a vedere un veicolo che abbiamo in azienda, dove abbiamo appena installato un impianto da circa 3000 watt. La discoteca! Ed ecco, questo è l'esempio del pannello, in questo caso è il pannello di un Turbostar in preparazione, quindi questa è la parte precedente all'installazione sul veicolo. Adesso ve ne mostro uno installato e lavorato. Noi il pannello preferiamo verniciarlo, quindi nel nostro stile lo preferiamo verniciato. Adesso vi faccio vedere come viene e soprattutto come suona. Assolutamente. Esatto. Andiamo in discoteca, ragazzi, al boss dei camion. Beh, questa cabina è molto emozionale praticamente. Le lavorazioni che abbiamo fatto sono state le verniciature dell'interno abbinate all'esterno, quindi è qui che ritorna la particolarità della nostra azienda. L'interno e l'esterno comunicano, quindi l'interno e l'esterno si parlano. Questo è il vantaggio del nostro lavoro, questa è la mia idea fin dall'inizio. Tutte le parti in plastica le abbiamo verniciate del colore della cabina, ma con dei richiami neri, quindi questo nero lucido che gli dà, che va a risaltare il rosso, quindi un nero che rafforza il rosso. Le pelli sono state realizzate con gli stessi colori a contrasto, quindi nero con cucitura rossa. Gli sportellini verniciati rossi, tutti i cassetti. La pulsantiera in acciaio, quindi un altro lavoro particolare è la pulsantiera che andiamo ad installare all'interno dei camion. L'impianto stereo ha un impianto a parte, quindi tutti gli impianti che noi realizziamo, luci LED ed impianto stereo, sono completamente staccati dall'impianto originale. Abbiamo aggiunto uno stereo esterno, quindi l'impianto è tutto esterno a quello originale. Tutta l'attrezzatura utilizzata per questo impianto da 3000 watt è Hertz. Abbiamo aggiunto il sub sotto la branda del veicolo, così come gli amplificatori e tutto, sono tutti installati nella parte di sotto del veicolo, e lo stereo. L'impianto stereo è realizzato con i pannelli porta, non tappezzati ma verniciati, quindi sono dei pannelli che vengono realizzati in resina e poi vengono verniciati. È una lavorazione molto costosa e una lavorazione molto lunga. Un'altra cosa particolare di cui siamo stati i primi a realizzare è il LED RGB sulla cassa, quindi abbiamo realizzato questo anello in plexiglass sulla cassa, dove
all'interno viene realizzato questo intaglio e vengono aggiunti LED RGB. Questo è il telecomando grazie al quale i LED possono cambiare colore, possono cambiare la velocità dell'illuminazione. L'impianto è fatto da casse Hertz, XPL Twitter e il sub SPL, sempre della Hertz, nella parte laterale. Illuminazione rossa e LED RGB collegati agli altri LED, dove è possibile personalizzare con il colore anche nel sub. Allora, intanto Vincenzo e Salvatore, come promesso, sono all'opera e stanno attaccando queste bellissime grafiche con scritto special. Allora, il nostro Vincenzo sta intagliando le grafiche per il camion che andremo a customizzare, giusto? Sì, sì, giustissimo. Ora li stiamo un attimo separando e poi andiamo ad applicarli sul camion. È un lavoro certosino questo, bisogna essere precisissimi. Un po' sì, con un po' di pazienza. Bene, tra poco vedremo un altro camion by Rino Custom essere customizzato appunto dallo staff di Rino. Quindi in diretta, bravo, esatto, esatto. Per farvi vedere anche a voi che ci seguite da casa che viene fatto tutto qua, made in Italy, dalla sede appunto qua della provincia di Salerno. Sì, giustamente noi facciamo tutto dall'A alla Z e quindi anche Rino ci ha insegnato a fare tutto e a farlo con calma e fatto bene, quindi abbiate pazienza che vi accontenteremo tutti. Bene, a tra poco, facciamo lavorare Vincenzo. Bellissime grafiche con scritto special. Diciamo che sono le grafiche originali dello special 19048, dove noi abbiamo modificato l'ultimo quadro, l'ultimo rettangolino. E ora vi facciamo vedere come applichiamo questo adesivo. Quindi ti devi munire, vi dovete munire di metro, tanta pazienza e una precisione veramente chirurgica. Con questo caldo nemmeno è facile con le pellicole, perché giustamente si muovono come vogliono loro. Allora guardate con quale manualità il nostro Vincenzo e il nostro Salvatore attaccano questi bellissimi adesivi. Vediamo Elvis cosa sta combinando su questo bellissimo camion. Vedete, qua c'è il progetto e piano piano lo stiamo facendo diventare così, giusto Elvis? Sì, stiamo sistemando la parte dell'acciaio, soprattutto la parte del gradino che si era rovinato, e quindi adesso lo sistemiamo. Bene, quindi cosa state facendo esattamente su questo bellissimo mezzo? Allora, per come si può vedere, stiamo ricambiando un po' il progetto che era iniziale e lo stiamo ritrasformando. Bene, oh, ci si fa i muscoli a fare questo lavoro. Ci diamo da fare. Vedi. Bene, buon lavoro Elvis. Grazie. Allora, questo è parte del mitico staff della Rino Custom. Vuoi fare un ringraziamento ai tuoi ragazzi, Rino? So che lavorate costantemente dalle 8 del mattino fino alla sera tardi, insomma, quindi penso che un grazie i tuoi ragazzi lo meritano oggi. Sì, devo ringraziare la squadra che ho, quindi sono davvero bravi e soprattutto volenterosi. Ecco. E voi volete dire qualcosa, Rino? Mi raccomando, fate i bravi. Vincenzo, partiamo da te. No, solo un grazie per queste esperienze che stiamo facendo. E voi ragazzi, qualcun altro vuole parlare? Grazie alla Rino Custom che ci dà la possibilità di lavorare con questi esemplari e ci dà la possibilità di allestirli in questo modo. Vogliamo fare un applauso a Rino? Questa puntata, ragazzi, termina qui, ma la settimana prossima torneremo con altri mezzi della Rino Custom. Questo programma è offerto da Rino Custom. Passione e autenticità. www.rinocustom.it